Gentili telespettatori, buona giornata. Se la sinistra si indigna pure per l'alzabandiera dei bambini, allora, le FFAA, cioè le forze armate, vanno bene solo quando fanno comodo. Ecco, peraltro le riduciamo a fare le veci della protezione civile. Allora, le forze armate quindi vanno bene solo quando servono e fanno comodo a quelle di sinistra, per il resto bisogna denigrarle dalla mattina alla sera. Allora, a Gioia del Colle, una base aerea, viene fatta una cerimonia, la cerimonia dell'alzabandiera, organizzata dal reggimento logistico Pinerolo in collaborazione con le autorità locali, alle quali sono state invitate alcune scolaresche per assistere all'evento. Scolaresche locali, accompagnate da genitori e insegnanti. Alla fine di questa manifestazione sono state allestite aree di militari fitness e mostre statiche, come si fa in giro in tutto il mondo. Oggi ho visto un museo in un aeroporto, museo dove c'erano velivoli militari, aerei, elicotteri della prima, seconda, terza guerra mondiale, della guerra in Vietnam. E sono accompagnati spesso anche da delle iniziative per i bambini. C'erano dei tavoli dove potevano colorare con i pastelli a cera, coloravano degli aeroplanini disegnati. Quindi ci sono sempre anche delle cose per i bambini nei musei in giro per il mondo. Io ero negli Stati Uniti. In Italia, mi fa piacere che anche in Italia ci siano, oltre alle manifestazioni, anche delle aree statiche, delle mostre. Ecco, delle mostre. Apriti cielo, apriti cielo. Le immagini di questa celebrazione è stata vista da Elisabetta Piccolotti, deputata moglie di Nicula Fratoianni. Elisabetta Piccolotti è sempre ospite da Floris a Di Martedì ogni settimana. Ma cosa ci sarebbe in questa manifestazione? E così la Piccolotti dice: pensavamo che il tempo delle marce a scuola e dell'inquadramento militare di bambini e bambine fosse una triste pratica da consegnare ai libri di storia, testimonianza di un passato oscuro e da dimenticare. Ma l'iniziativa, al contrario di quando afferma questa Piccolotti, aveva due scopi. Il primo era celebrare la bandiera e far conoscere agli italiani, bambini e adulti, cosa fa realmente l'esercito. Che sì, ha le armi l'esercito, ma dai, davvero? E le impiega per difendere il paese. Non l'esercito italiano, un esercito difensivo, che è lì, come la gran parte degli stati occidentali, è lì non per aggredire, ma è lì per difendere. Naturalmente, dopo un'aggressione le cose cambiano. Ovviamente. Bene. Un esercito, diciamo, democratico. E tramite l'esercito si garantisce la libertà e la democrazia, perché ricordatevi che la democrazia deve essere difesa, protetta. Ecco. E questo, appunto, dà fastidio a quelli di sinistra, perché e risulta anche assolutamente inspiegabile. Dopo, insomma, ci sono poi anche delle cose che riguardano il sisma che c'è stato in alcune zone. Bene, che cosa ci sarebbe di... sapete che la sinistra in questo anno di governo Meloni continua a parlare di antifascismo, di fascismo, di neofascismo, la libertà, il governo sta riducendo le libertà personali, le libertà di stampa, una sorta di dittatura all'orizzonte, ma sono solo fregnacce, sono solo sciocchezze,
perché se ci fosse davvero una dittatura, io non sarei qui a parlare, non ci sarebbero i social in Italia, sarebbero oscurati dal regime, come succede in tutto il mondo dove ci sono delle dittature, e gli oppositori politici in un regime non sono a raccontare fesserie in giro, ma molto probabilmente sono in carcere o chissà dove spariti. Finché la Piccolotti, Fratoianni potranno andare in giro a raccontare queste sciocchezze qua, significa che la dittatura non c'è. Ecco. Pertanto loro che cosa fanno? Vedono in scolaresche portate a vedere un alzabandiera, a vedere degli stand, delle mostre storiche. Secondo loro ci vedono l'indottrinamento che veniva fatto durante il ventennio, quando i bambini a scuola erano praticamente inquadrati militarmente con i canti, la ginnastica, la propaganda sui libri. Io ancora a casa dei libri sussidiari di quegli anni, dove il sussidiario viene approvato dalla censura ed è uno strumento di propaganda del governo. All'interno c'era il re, c'era il duce, c'era tutta la spiegazione del fascismo, del capo del fascismo che vuole bene alla nazione, cioè, tutta una propaganda ovviamente. Ecco, oggi questa Elisabetta Piccolotti vuol fare una sorta di parallelismo, di paragone, dicendo che pensavo che quelle cose fossero finite, lasciate nella storia, queste triste pratiche di consegnare ai libri di storia inquadramenti militari di bambini e bambine. Ma lì non c'è nessun inquadramento militare. Lì sono andati a vedere un alzabandiera e poi c'erano degli stand che spiegavano che cosa fanno i militari. Ecco, sentire ancora queste sciocchezze contro i militari, contro la Repubblica, la bandiera, diventa assolutamente un qualcosa di che dire triste è dir poco, è assolutamente dir poco. Va bene, vi lascio con questa tristezza della Piccolotti che vede inquadramenti militari dove non ci sono, e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Vi ricordo che poi c'è anche Tele Italia Seconda Rete, dove trovate video come questi, che poi i video dei due canali Tele Italia e Tele Italia Seconda Rete sono condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Tele Italia, e poi anche in tutti gli altri social. Arrivederci a tutti e grazie.